Stand Huawei, l'evento di Huawei, la conferenza stampa in cui Richard Liu presenterà alcune novità e parlerà probabilmente anche della questione America, Trump, eccetera, deve ancora iniziare, ma qui siamo già con il nuovo Huawei P30 Pro, diciamo un modello del 2019, di fine 2019, che si rinnova praticamente soltanto nei colori. E infatti questa è la nuova colorazione rosa. Come vedete c'è una differenza importante rispetto al passato, perché vengono abbandonate le tinte un po' cangianti che abbiamo visto nei precedenti modelli e arriva invece questa doppia colorazione, con una parte qui in vetro opacizzato, invece nella parte superiore abbiamo sempre un vetro ma lucido, una scelta cromatica che abbiamo già visto anche su altri dispositivi, ma che è del tutto nuova per Huawei. Poi chiaramente sulla parte anteriore il telefono non cambia, abbiamo sempre questo notch a goccia e una leggera parte qui, un leggero spessore della cornice, ma resta comunque un telefono molto molto bello esteticamente. Abbiamo anche la versione blu che vi faccio vedere adesso, che è questa qui, un blu molto molto scuro, tende quasi al nero. Anche qui i riflessi sono praticamente ridotti a zero rispetto ai vecchi modelli, ma abbiamo sempre questa separazione dei due colori. Onestamente non so se questa nuova linea mi piaccia del tutto, diciamo che anche i vecchi modelli sono ancora molto attuali e molto belli, ma c'è un'altra novità, perché questo P30 Pro arriva già con la nuova MIUI. Come vedete questo è il software che verrà rilasciato a brevissimo, tra l'altro dovremo riuscire a provarlo con un po' di anticipo. Vedete un'interfaccia che è molto più colorata, molto più moderna effettivamente rispetto alle vecchie di Huawei. Potete vedere anche come sono state riviste le notifiche, il centro dei toggle, ma abbiamo dato anche un'occhiata veloce alle impostazioni, adesso molto più tondeggianti e molto più semplificate. Ma poi soprattutto questa nuova MIUI, la MIUI 10, è basata su Android 10. Vi voglio trovare la conferma al volo, ma se non la trovo vi dovrete fidare, perché è così. Questo è comunque Android, eccolo qui, Android versione 10, che è già disponibile su questo nuovo P30 Pro. Non sappiamo ancora quali saranno le tempistiche di rilascio per gli altri prodotti, ma Huawei ha comunque confermato la sua volontà di portare questo aggiornamento su tutti i device almeno più recenti. Quindi per il momento questo è il nuovo P30 Pro, da IFA è tutto. Andiamo a seguire la conferenza di Richard Liu, perché magari ci dirà qualcos'altro anche su questi dispositivi qui.